Ad un mese dalle elezioni amministrative, il neoeletto sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, elenca le prime attività messe in campo dalla sua squadra nel comune costiero più importante del Cilento. Innanzitutto abbiamo già costituito la nuova giunta. Voi sapete, la nuova giunta è costituita da due donne e due uomini, oltre il sindaco. Abbiamo fatto già il consiglio comunale di insediamento, quindi da subito, diciamo dal 6 mattina, siamo stati già al lavoro in maniera molto, molto veloce, perché c'è tanto da fare qua. C'è tanto da fare, insomma, il comune ha bisogno veramente di essere governato, dico io, quindi guidato, amministrato, e su questa cosa noi abbiamo fatto una grande scommessa e stiamo lavorando veramente a pieno regime già da tutti questi 25 giorni circa che ci vedono, insomma, impegnati in questa bellissima avventura. Io dico, fare il sindaco è una grande missione, quindi è una missione che io ho scelto chiaramente, quindi darò il massimo per questa missione. Farò il sindaco davvero H24, come si può dire, quindi dalla mattina alla sera sarò impegnato in questa attività, quindi daremo il massimo e sono sicuro che faremo anche belle cose. Quindi il comune sta già rispondendo su una serie di iniziative, insomma, vedo che la cosa funziona, può funzionare. Ovviamente i problemi ci sono, ce ne sono diversi. Li stiamo affrontando man mano, però auspico e conto che questa cosa ci porterà a fare belle cose davvero. Qual è la priorità, sindaco? La priorità è riorganizzare innanzitutto la macchina amministrativa, riorganizzare un po' i servizi generali. Abbiamo bisogno di una nuova viabilità, abbiamo bisogno di servizi in generale. Ecco, quindi la parola d'ordine è servizi generali, quindi viabilità, tutto ciò che riguarda un po' la vivibilità, diciamo, del cittadino, oltre ai servizi stessi soggettivi al cittadino. Quindi noi dobbiamo rivolgere, siamo rivolti verso il cittadino. Ogni cosa che faremo, non solo la faremo partecipata con loro, ma dovremmo rivolgerci in maniera più puntuale, probabilmente, a far sì che il cittadino debba vivere in maniera più serena le sue cose, più serena nelle proprie aspettative. Gli imprenditori stessi dovranno essere accompagnati, il commercio pure. Quindi stiamo un po' studiando una serie di pianificazioni collettive, diciamo generali, quindi commercio, urbanistica. Insomma, abbiamo già messo su una serie di attività importanti che a breve cominceranno a dare, come dire, i loro frutti. Ovvio che ci verrà qualche mese per vedere un po' i primi frutti, diciamo, concreti, però contiamo di farli in maniera abbastanza rapida, davvero. Ecco, sindaco, può indicarci i nominativi della nuova giunta con i rispettivi appunto assessorati? Sì, ci sta Luigi Maurana, che è vice sindaco, con delega alla cultura, al bilancio e altre deleghe. Poi ci stanno due donne, c'è Guariglia Nicoletta, che c'ha la delega al commercio, c'ha altre deleghe pure, Carrutti Marianna, assistente al servizio sociale, delega ai servizi sociali e altre deleghe, e c'è Antonio Floro, altrettanto, che abbiamo nominato assessore al mare. In campagna elettorale avevamo preso un impegno, avremmo fatto l'assessorato al mare, e abbiamo fatto l'altro assessore Antonio Floro, proprio l'assessore al mare, quindi l'autorità è quello che riguarda il mare. Quindi sono due donne, due maschi, oltre al sindaco. E quindi è una giunta molto dinamica, molto, come dire, che già lavora a pieno regime già da diversi giorni, davvero.